È stata operata all'ospedale Magalini di Villafranca la profuga ucraina che si è fratturata i polsi cadendo mentre tentava di fuggire dai bombardamenti. L'operazione è stata effettuata dall'equipe del dottor Alberto Costa e della dottoressa Daria Calderara, con il supporto del dottor Mauro Carlini e del coordinatore infermieristico della sala operatoria Dario Dal Corso. L'US-9 è fortemente impegnata nell'assistenza ai cittadini che stanno scappando dall'Ucraina. Oramai siamo quasi a un mese dall'inizio del conflitto e abbiamo schierato tantissime forze per poter prestare assistenza sanitaria a questi cittadini. Ricordiamo che abbiamo un'hub a Isola della Scala dove abbiamo una prima accoglienza a questi cittadini che sono prevalentemente donne con bambini e anziani. Possono avere un primo momento in cui trovare genere di conforto, riposarsi, alcuni di loro poi trovano collocazione in altre strutture. Abbiamo ricoverato questa signora anziana che riferisce appunto di essere caduta durante la fuga nel bombardamento circostante la sua abitazione circa 3 settimane fa. Là era stata immobilizzata verosimilmente con dei mezzi di fortuna ed è arrivata alla nostra attenzione con questa frattura bilaterale di due polsi rotti, che era guarita male e che non le avrebbe dato nessun risultato positivo dal punto di vista della funzionalità. Parlando appunto con la dottoressa Calderara, che si occupa di traumatologia e principalmente di chirurgia della mano, abbiamo dovuto riprendere in mano la frattura, quindi rimaneggiare la frattura stessa e appunto posizionare nella maniera corretta i monconi ossei, stabilizzandoli con delle placche.